Gianluca, non andiamo più vicini, stanno vicino alla porta. Medici costretti a barricarsi in una stanza, macchie di sangue sul pavimento, una dottoressa con il polso fratturato. Fuori, nei corridoi, la violenza e la rabbia dei familiari di Natascia Pugliese, 23 anni, morta durante un intervento chirurgico lo scorso 4 settembre al Policlinico Riuniti di Foggia. Circa 50 tra parenti e amici hanno aggredito il personale sanitario. Tanta la paura. Dottoressa, lei era di turno il giorno che è avvenuta l'aggressione? Sì, ero qui in servizio, ho prestato soccorso ai miei colleghi che ovviamente sono venuti per le cure del caso. Hanno riportato delle lesioni personali gravi con ovviamente frattura della mano, una giovane collega, l'altro collega ha un trauma cranico con una frattura del mascellare inferiore. Le aggressioni in pronto soccorso sono oramai all'ordine del giorno. Nell'ultimo mese ce ne sono state almeno tre. È venuto meno un patto sociale. C'è uno squarcio tra popolazione e sanità. Quel patto sociale a noi medici serve per lavorare e per compiere al meglio la nostra missione. Dobbiamo tutti lavorare affinché si possa ricucire questo squarcio. I medici che ho sentito che hanno operato quella sera hanno pianto per la morte della giovane paziente, quindi è chiaro che la rabbia è tanta e non si accetterà mai la perdita di una persona così cara, così giovane, che sembrava avesse recuperato tutto il tragico evento che aveva subito. Dall'altro lato ovviamente non si possono assolutamente giustificare quelle reazioni e ovviamente noi stiamo facendo di tutto con le forze di polizia, con la prefettura per garantire la massima sicurezza agli operatori sanitari. Vogliamo fare tutti gli approfondimenti perché vogliamo anche dare certezza che il nostro lavoro sia stato fatto bene. Possiamo rischiare che domani non abbiamo più medici che ci curino perché questi medici sono scappati via di fronte al timore di essere aggrediti, al timore di subire violenze? Questo è il vero rischio. L'ordine dei medici si sta coordinando con tutte le associazioni degli operatori sanitari perché abbiamo l'intenzione di organizzare nei prossimi giorni un flash mob davanti al Policlinico Riuniti per dare un segnale di ricerca di una condizione di sicurezza che però deve venire soprattutto dalle istituzioni politiche. Allora.